Sì, meno male, perché vuol dire che allora arriva qualche campione, insomma, almeno si spera quello. No, la Juventus ha fatto un lavoro eccezionale in questi ultimi 2 anni, una cosa che era inaspettata, no? 2 anni fa, perché ci ricordiamo che dopo l'anno di Del Neri, un po' sfortunata anche per i tanti infortuni, però sembrava una Juventus destinata a Scusa, non Davide, vincere. scusa se ti interrompo, però tu hai citato Del Neri, che secondo me è la tua perla. Mi Sì. fai un secondo di Del Neri, per Del Neri è me? stupendo, Del Neri è stupendo, come non Mister. fare? Qua mi fai il giocatore, io voglio venire, io voglio venire, No, i giocatori, bravo cioè, è Davide, galattico. i Cioè, giocatori non lo capivano secondo se, allora, se volete la mia, Davide Pratelli è un artista tutto tondo, ma me. Del Neri è impressionante. Del Neri è lo specchio, è come vedere De Sica. Ti posso fare un regalo prima di continuare a parlare di Juve? Mandiamo subito un video che farà piacere. Fa piacere soprattutto agli occhi miei e di Francesco. Scopriamo perché. Motore, Possiamo andare? andate, azione. Ian, però non devi esagerare, è la terza Ragione. volta che mi tocca il culo, basta, Hai ragione. così non L'ho si capiva. semplicemente sfiorato la vela. Adesso ti insegno come avere successo nei film di Natale. Guarda, è facilissimo. Guarda a me, guarda, guarda. L'hai letta la sceneggiatura? E certo che l'ho letta. Una stronzata tremenda. Beh, l'ha scritto tuo figlio Brando. Ah sì? Sì. È un'idea E allora va geniale! bene. Fantastico, un Benissimo. capolavoro! Davide, questa era una delle tue tante maschere, Sì! giusto citare il personaggio che io ti ho visto a tale quale, una cosa Sì, è allucinante. bellissimo. Cioè, il Grazie, sosia vero di De Sica. Io ho l'impressione che De Sica a volte soffra di disturbi, insomma. Dici, ma sono io? No, Cristian è un numero uno irraggiungibile, siamo anche amici e c'è una stima reciproca e effettivamente sono lui 20 anni fa, perché c'è molta similitudine anche nella vita di tutti i giorni, quindi questo è molto bello, sembriamo parenti quasi, no? Per come anche tante volte ci atteggiamo un po' nella vita di sempre, insomma. Quindi poi è il mio idolo. L'amore per un personaggio che magari tende anche ad ispirare un artista, insomma, rimane sempre ed è il Certo. motore per continuare sempre a combattere in questo mondo particolare. Tornando alla Juve, allora, Davide, fammi capire, i Sì. campioni servono. Ma i campioni servono perché te lo ha dimostrato la Champions League. Noi siamo forti in Italia e ovviamente dico una cosa anche scontata, però abbiamo dimostrato in questi 2 anni di essere forti in Italia, anche se magari le altre squadre sono un po' indebolite e noi nello stesso tempo ci siamo rinforzate, però per tenere il passo di queste big europee come Bayern di Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, bisogna cercare di avere due grossi giocatori, ma due veri grandi giocatori che ti fanno la differenza soprattutto in attacco, perché intanto noi dobbiamo rendere atto che Marotta, Paratici, tutto lo staff, Nedved, tutti quanti, da Agnelli e poi a Conte, insomma, hanno operato bene sia in difesa che a centrocampo, perché abbiamo secondo me il miglior centrocampista del mondo che è Vidal. Per cui quest'anno ti ha dimostrato Arturo Vidal di essere veramente un numero uno, quando l'anno scorso, quando è arrivato alla Juventus, tutti che eravamo un po' scettici, dicevamo, ma che abbiamo preso un bagnoschiuma, insomma, tanto questo era un classico. Infatti c'erano le battute che dicevano, dopo Vidal prenderemo Clear e Johnson, perché faremo il due tridente, esterni molto forti. Davide, molto, se molto forti. Davide, E sempre a quindi noi, proposito di Juve, si parla soprattutto di all'attacco. un Conte che ha saputo individuare il problema. Dopo 2 anni tirati veramente al massimo, citando Vasco Rossi, c'è bisogno di un cambiamento anche in giocatori che potrebbero apparire come fondamentali all'occhio miope di un comune osservatore, ma che per un tecnico che ogni giorno vede questi ragazzi, insomma, capisce di non poter più cavare nulla. Mi No, riferisco a Vucinic. certo. No, sai, Vucinic c'è un giocatore che quando lo prendi sai che è fatto in quella maniera, perché anche alla Roma Vucinic era un giocatore eclettico in certe partite, ti faceva dei gol impossibili, però poi c'ha quei giocatori che praticamente lui pascola in mezzo al campo, quelle partite che lui pascola in mezzo al campo, per cui Vucinic non ha quella continuità che magari servirebbe alla Juventus, perché è un giocatore, ripeto, spettacolare, però a volte non ti rende come dovrebbe. Ecco, io magari, ecco, ci sono state, secondo me, nel reparto avanzato anche delle critiche ingenerose nei confronti
forse anche eccessive nei confronti di Giovinco, che se gli errori che aveva fatto Vucinic li avesse fatti Giovinco, mamma mia, sarebbe venuto sul diluvio universale. E a proposito di comicità, parlo del popolo juventino. Certo, ecco. E a proposito di comicità, vedere tutti quanti che escono con dei bambini è bellissimo allo stadio, ma vedere Quagliarella che tiene la mano sulla testa di Giovinco durante la sfilata come se fosse un bambino è stata una trovata geniale. Vabbè, Giovinco è la mascotte, no? E quindi è il bambino aggiunto, è la mascotte aggiunta della Juventus. David, praticamente Giovinco è come quando tu eri alle elementari, perché io ti ho conosciuto e sei bello alto, ma tu alle elementari eri alto quanto Giovinco a 26 anni. Sì, diciamo i capelli siamo là. Avevo forse qualche taglio più lungo, però i capelli sono quelli. David, in conclusione, una domanda tecnica. Sì. In questa Juve abbiamo notato serve la grinta, serve la passione. Ma se no, ma la grinta e la passione ci sono, Alvise. La grinta e la passione appunto se non mancano per i giocatori, per tutti. Mancano questi attaccanti che ti facciano gol. Poi è vero, se vai a vedere... Se vai a vedere un po' lo score della differenza reti, è chiaro che abbiamo fatto tanti gol, però purtroppo abbiamo gli attaccanti che segnano poco. Il capocannoniere è Vidal, ci sarà una ragione. È Vidal, ecco, e pensare che Matri, Quagliarella sono giocatori in altre società, in altre squadre, hanno sempre ben figurato, hanno sempre fatto tanti gol. Quagliarella fino all'infortunio era il capocannoniere della Juventus. Due anni fa. Ricordiamo nella stagione maledetta proprio di Avava del Neri. Esatto. Quindi io penso che in questa Juventus che ha un gioco basato sulla corsa e sulla grinta, ci vogliono giocatori all'altezza di poter mettere a frutto quelle che sono tutte le azioni che partono da Lichtsteiner, da Asamoah, per poter arrivare poi a mettere la palla dentro. Perché ormai questa cosa dell'attaccante era diventata anche un'ossessione. L'anno scorso, se ce lo ricordiamo bene, il campionato lo ha perso più che altro il Milan, perché se il Milan avesse fatto le sue partite tipo con Fiorentina e con altre squadre, il Milan avrebbe vinto un campionato, ma noi paradossalmente ci potevamo mordere le mani, perché se non avessimo buttato via quei grandi pici che abbiamo fatto in casa con le squadre piccole, noi chiamavamo seriamente appunto di perdere un campionato e quindi di non averlo vinto come il gioco aveva espresso di meritare appunto non pensiamoci e godiamoci il 31esimo scudetto. Io so che spesso Pratelli va in città, chissà che non passi da qui. Sì. Buon proseguimento, David. grazie a voi. Ciao, David. Ciao, complimenti. Ciao. Torniamo subito.